Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi venerdì 11 novembre. Ieri mattina un medico in servizio all'Istituto Oncologico Veneto di Padova è stato aggredito da un paziente con un coltello. Ferito è stato soccorso immediatamente, le sue condizioni già ieri erano stabili. Un gesto condannato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che si è detto vicino al professionista e che ora sta monitorando la situazione restando in contatto con la direzione dell'OIOV e dell'azienda ospedale Università di Padova. Un accadimento che non può essere tollerato ma che deve essere trattato con la massima severità. Aggressioni come questa stanno diventando quasi di quotidiana routine, ha affermato Zaia, aggiungendo che si devono produrre leggi ad hoc per tutelare i medici e perché le pene siano più severe. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Presidente, ancora un fatto di violenza su un sanitario. È purtroppo gravissimo, siamo in apprensione per quello che è accaduto alla nostra dottoressa, esprimiamo totale vicinanza e dall'altro però è pur vero che fatti di aggressione ormai sono quotidiani e a prescindere dal fatto di oggi che è gravissimo, è oltre misura, dall'altro però penso che sia giunto il momento e lo stiamo invocando da molto tempo di normare, di fare leggi ad hoc affinché i nostri medici siano assolutamente tutelati e comunque ci siano pene veramente serie. Il convegno Great Resignation, Grandi Dimissioni, si è tenuto al padiglione Rama dell'ospedale di Mestre ed era indirizzato alle direzioni, ai direttori e ai dirigenti dei settori ospedalieri. Voleva effettuare una disamina dell'attuale situazione di carenza del personale nel sistema sanitario regionale e del fenomeno delle dimissioni volontarie per comprendere le motivazioni della migrazione e iniziare nuovi percorsi per gestire e valorizzare le risorse umane. Il fenomeno dell'esodo del personale non è solo veneto, ma è avvertito ovunque con motivazioni diverse: ricerca di retribuzioni migliori, possibilità di fare carriera, malessere, difficoltà nel relazionarsi. Nel settore sanitario la pandemia ha fatto sì che nel personale cadessero forti pressioni, accentuando il fenomeno e spingendo molti a ripensare alla propria condizione di vita. Nel sanitario in tanti stanno pensando a contratti diversi rispetto al canonico indeterminato, preferendo forme di ingaggio atipiche o rivolgendosi al settore privato. Un fenomeno questo che rischia di compromettere la qualità dei servizi sanitari erogati. Ora, come ha affermato l'assessore alla sanità Lanzarin, si sta investendo molto sulla sanità, ma il risultato non può essere quello desiderato se non si investe la giusta attenzione sulle risorse umane. È dal personale che parte la buona sanità, dalle persone che si impegnano negli ospedali e nel territorio. In questo bisogna effettuare adeguati interventi, ha concluso la Lanzarin, a livello legislativo e contrattuale, per valorizzare le competenze e le capacità, rendendo lo stesso personale protagonista del percorso di assistenza e di cura. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20.
Riccardo Ravagnanna, meteorologo, già weather strategist, stratega del tempo per la nazionale spagnola di vela alle Olimpiadi, è entrato nello staff di Rai Meteo composto da personale selezionatissimo. Continuerà comunque ad occuparsi del tempo per la nautica e per lo sci. Ecco il suo messaggio su Instagram. Ho ricevuto la convocazione in Rai, il meteo in TV e in radio, un angolo decisamente seguito e cercherò di prendermene cura al meglio che posso. Rai Meteo è un team composto da un meteorologo per ogni regione, quasi non sono coperte proprio tutte, e il nostro compito è essere i riferimenti dell'argomento per le redazioni regionali delle edizioni meteo giornaliere del TG e saremo in diretta con Buongiorno Regione delle 7:30 di ogni mattina. Parleremo di previsioni meteo, clima, ambiente, una bella opportunità. Buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento meteo. Condizioni climatiche e meteorologiche in netto miglioramento rispetto a ieri, la perturbazione piuttosto veloce e anche poco incisiva sul nostro territorio è transitata velocemente e ora sta diciamo, insistendo sui paesi centro-europei. Questa perturbazione però ha i connotati di cambiamento atmosferico anche sulle nostre zone. Perché? Perché questa perturbazione si isolerà naturalmente vicino a un blocco di alta pressione e naturalmente tornerà indietro in modo retrogrado tra sabato e domenica, dapprima sulle zone centro-meridionali già domani, creando dei rovesci e dei temporali, naturalmente anche un abbassamento delle temperature. Faciliterà una ventilazione piuttosto corposa dai quadranti centro-settentrionali. Beh, naturalmente viene vista anche in risalita verso le regioni del centro-nord Italia tra il pomeriggio e la serata di domenica e la mattinata di lunedì. I fenomeni saranno comunque non eccessivi, mal distribuiti, ma avrà i connotati diciamo, di una situazione più fredda. Ora, questa situazione creerà anche la possibilità di isolare l'alta pressione verso latitudini più elevate, lasciando ovviamente il canale aperto occidentale. Questo significherebbe, se si avverasse questa previsione, questa proiezione, che naturalmente non sentiremo più parlare di alta pressione invadente durante la prossima settimana. Questo comporterebbe l'arrivo di perturbazioni atlantiche e finalmente pioggia a più riprese sul nostro territorio e anche naturalmente connotati invernali, non troppo freddo ma connotati invernali sul territorio, portando piogge e nevicate. Dopodiché la situazione potrebbe sbloccarsi verso una prima eruzione di aria fredda, ma da qui ci stiamo già troppo in avanti. Ovvio, aspettarsi quindi un cambiamento, speriamo ci sia tra metà della prossima settimana, non prima però. Staremo a vedere, innanzitutto oggi comunque domani due giornate piuttosto abbastanza buone, abbastanza soleggiate, disturbate però da alte velature. Temperature che si riporteranno ancora tra i 15 e i 17 gradi, dando ancora diciamo, un aspetto autunnale e non troppo freddo. Ecco a voi, questa in sintesi la situazione. Ciao a tutti. Anno nuovo, agenda nuova, vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia. Quattro sono i giorni di addestramento a cui sono stati sottoposti 50 vigili del fuoco sul lago di Garda per il mantenimento biennale delle procedure operative di soccorso acquatico. La location scelta punta San Vigilio a Bardolino, provincia di Verona, e i 50 soccorritori sono giunti da tutti i comandi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Numerose le prove, tra cui la nuotata al largo, le manovre di autoprotezione, il recupero di una persona in difficoltà in acqua soccorsa con il lancio di una corda e il recupero di una persona bloccata sugli scogli.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 11 novembre, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.